Emersione! Via libera! Mirate bene lo scarico della fogna! Ma perché bisogna passare nella fogna? Perché è l'unico modo per arrivare dove stiamo andando, Semo! Fate strada, toglietevi di mezzo! I miei cocomeri! Scotland Yard è pronto, intervento! Lei mi afferma che è vero, vi hanno rubato tutti i lingotti? Sì, esatto, tutti. Ci hanno portato via più di 1 milione di sterline in lingotti d'oro, ispettore. Lei deve ritrovarli, assolutamente. È suo non dovere. Non mi metta le mani addosso, se no come faccio ad indagare? Ecco, siamo arrivati. È stata forzata. E poi sono entrati nella camera blindata. Non riesco a capire come abbiano fatto. I lingotti erano lì, negli scaffali. Mi chiedo perché abbiano rubato i lingotti e non le banconote. Ci mancava altro. Già il furto dei lingotti mi disonora per tutta la vita. Vediamo un po' come possono aver fatto. La prego, ispettore, li ritrovi. Li conoscevo ad uno. Abbiamo cominciato la carriera insieme da giovani. Lei è un isterico. Si calmi e lasci fare a Scotland Yard. Perquisite la banca dappertutto. Via! Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir. Li avete trovati? Di questo passo non li rivedrò più. Ma che dice mai? Lo sa, Holmes, che non sta bene leggere a tavola. Se non le piacciono le uova, posso portarle subito qualcos'altro. Scusate, ma stavo leggendo una notizia molto interessante. C'è forse qualcosa di nuovo sul furto alla banca? Cosa vuole che ci sia di nuovo se è l'ottimo ispettore Lestrade che conduce le indagini? Perché? Ha molta buona volontà, ma è assolutamente incapace di trovare un indizio e i suoi poliziotti sono talmente ottusi e complicano tanto le cose che poi non ci si capisce più niente. Che ne dice, Holmes? Aiutiamo Lestrade dopo aver fatto colazione? No, ho trovato qualcosa di più interessante. Faccia vedere. Voglio sapere in che guai ci stiamo andando a cacciare. Guardi un po' qui. Si segnala la scomparsa di Edward Pellison e di suo figlio Louis. Ma chi sono? Elementare, caro Watson. Edward Pellison è il più famoso scultore inglese. E chi può avere interesse a fare sparire uno scultore inglese? Un collega invidioso, un mercante d'arte avido. Un miliardario pazzo o un genio criminale eccentrico, in ogni caso, io personalmente sono molto curioso di scoprirlo. Ma il caso dei lingotti non è più urgente? L'oro non è merce deperibile, la vita dello scultore sì. Non capisco se è cinico o altruista. Allora partiamo per le indagini. Ma perché non si riesce mai a finire in pace la colazione? Tornerete a pranzo. Bisognerebbe chiederlo a Holmes. Questo è lo studio di mio marito. Scotland Yard ha cercato di rassicurarmi, dicendomi che non c'è nulla da temere. Guardi questi disegni e mi dica se non le ricordano qualcosa. Sono gli studi preliminari per una nuova statua che gli era stata commissionata da... Dal professor Moriarty, arcipicchiolina. Non so come si chiamasse il cliente, ma Edward è scomparso proprio quel pomeriggio mentre andava da lui. Dai disegni sembra che si tratti di una statua d'oro. Non lo so. Mio marito e mio figlio erano andati appunto dal cliente per decidere il tipo di materiale e non sono più tornati. Sono chiaramente nelle mani di Moriarty. Presumo che dobbiamo sbrigarci. Ma da dove cominciamo, Holmes? Ma dal furto in banca, Watson. Anche quello è stato un colpo di Moriarty.
Doveva procurarsi l'oro per la sua statua. Sono contento che voi siate venuto, Mr. Holmes. Devo confessare che Scotland Yard non mi dava molto affidamento. Ah, 7 minuti. Può dirmi se questa è l'unica via per raggiungere la camera blindata? No, venite con me. Da questa parte si arriva ugualmente al sotterraneo. E quello a che serve? L'ispettore Lestrade vuole ricostruire la meccanica del furto. Come prevedevo, passando di qui si fa molto più alla svelta. Prego, da questa parte, Mr. Holmes. Accomodatevi. Naturalmente, come vedete, la stanza blindata ha una sola via d'accesso. Che strani segni. Per caso qualcuno ha spostato gli scaffali ultimamente? A me sembra di no. E poi dietro c'è solo un muro maestro. A cosa sta pensando, Holmes? Le tracce sul pavimento sono recenti. Presume ci sia un passaggio segreto. È impossibile. Siamo a 40 metri sottoterra. Eppure vorrei spostare lo scaffale. E perché mai? Non stia lì impalato, ci dia una mano. Sì, sì, subito, d'accordo. Tutti insieme. Via, ecco, ecco. Proprio come pensavo. Ho trovato qualcosa. Sì, il passaggio usato dai ladri. Ah, il mio muro! Sì, è ridotto al solo intonaco. Qualcuno ha messo delle assi di legno. Chi l'ha fatto questo tunnel? E chissà dove va a finire. Ho capito, dobbiamo scoprirlo noi, vero Holmes? Elementare, Watson. Per favore, ritrovate i miei lingotti, sono esattamente 7321! Questo posto mi mette i brividi. Guardi là! C'è una luce in fondo, andiamo a vedere. Come può vedere, sono seduto su una materia viscida. Adesso che abbiamo scoperto dove sono passati i ladri, perché non torniamo indietro? Venga, Watson. Il condotto porta direttamente al fiume Tamigi. Sull'acqua sarà difficile trovare tracce. Per ora seguiamo la strada percorsa dai ladri, poi si vedrà. Che brutto posto. Fatelo! L'equame! Scappiamo! Crede che anche i ladri siano usciti con l'onda di liquame? Senz'altro. E poi devono avere proseguito sul fondo del fiume. Se puzzano come noi, li troveremo. Verificheremo la mia ipotesi. Ma come? Vedrà. Ma è sicuro che queste cosacce siano impermeabili? Così mi hanno garantito. Comunque, le proviamo subito. Bene. Cosa c'è qui? Il granchio mi ha morso il ditino! Watson! Sono qui! Venga a vedere, presto! Sì. Vada piano, Holmes. I grassi sott'acqua hanno il fiato corto. Guardi qui, Watson.
Ci sono tracce di cingoli che vanno in quella direzione. Questo però non spiega come i ladri sono entrati nella banca. Elementare, Watson. Hanno usato una talpa meccanica, come quando si perfora una montagna. Hanno scavato un tunnel. Sono entrati nella stanza blindata. Quindi, in tutta tranquillità, hanno caricato i lingotti d'oro. Ripulita la cassaforte, hanno mascherato il foro d'entrata. E mentre gli altri tornavano verso il fiume, il complice muratore è uscito dall'entrata principale. La talpa meccanica ha poi risalito il Tamigi, lasciando le tracce di cingoli che abbiamo appena scoperto. E adesso come facciamo a scoprire dove Moriarty ha nascosto i lingotti? Semplicemente seguendo le tracce dei cingoli. Per San Giorgio, Holmes, lei ha il vizio dell'acqua. Vai, barchetta, vai. Vai, non ti fermare. Ecco, forse ci siamo. È emerso qui. È già stanco di fare il sirenetto, Holmes. No, le tracce proseguono da questa parte. Quella casa deve essere il loro covo. E chi apparterrà? Secondo la mappa ci troviamo alla residenza estiva di Sir Morley e le tracce girano intorno alla casa. Ha il sospetto che Sir Morley sia un complice di Moriarty? Che tempi. No, devono aver approfittato della sua assenza. È in viaggio in Sud America. Ma allora la villa è vuota. Già, è un ottimo nascondiglio dove Moriarty può tenere i lingotti e far lavorare lo scultore. Ottima idea. Altre visite. Anche voi siete amici di Sir Morley? Mi permette che mi presenti. Io sono Sherlock Holmes. Il signore è il dottor Watson. Oh, che bello. Dottore, prego, si accomodi. Voglio raccontarle tutto della mia satica. Prego, si accomodi. Prego. Grazie. Com'è grande questa casa? Se la tiene pulita da sola, capisco perché ha la sciatica. Grazie per il tè. Non dovrebbe strapazzarsi tanto, signora governante? Ha qualcuno che l'aiuta nei lavori di casa? Sono la governante di Sir Morley da 40 anni e non ho avuto mai bisogno di sguattere. Ultimamente c'è meno lavoro perché il padrone è in viaggio. Capisco. Allora siete sola qui? Oh no, sono arrivati degli artisti amici di Sir Morley. Artisti? Sì, scultori. Stanno lavorando nella stalla di una grossa statua equestre. Oh, allora dobbiamo proprio andare a trovarli. Hanno detto che non vogliono essere disturbati, ma non credo che si arrabbieranno se gli fate un'improvvisatina. Sono certo di no. Sono degli artisti, ma grandi gentiluomini. Gentiluomini? Seguite me, così vi accompagno alle stalle. La prego, non si disturbi. Non vogliamo approfittare della sua gentilezza. Troveremo la strada da soli, vero, Watson? Saranno più contenti se facciamo loro una sorpresa, vero, signora? Mattacchioni! Dio salvi la regina. Ho sguinzagliato tutta Scotland Yard e non hanno trovato la minima traccia. Devo pensare sempre a tutto io. Ispettore! Cosa vuoi? Non vedi che sto progettando un piano? Ma, signore, ha telefonato Sherlock Holmes. Ha detto che ha trovato l'oro. Cosa ha trovato? L'oro, sì. Prepara subito la squadra. Come subito, sì. E quando, se no? Le stalle sono laggiù. E fate piano, non vi sentiranno arrivare. Grazie tante, signora. Mi piacciono gli scherzi. Allora venga a sedersi qui. Oh. Vedrà tutto in prima fila. Sono qui. Sì, c'è la banda al completo. Già.
Forza, cerchiamo di non battere la fiocca, manovalanza! La mia statua deve essere uno splendore, la più bella del mondo! Attento, spaccapietre! Se la rovini, ti faccio il figlio placcato a 18 carati! Tu non mi fai paura, brutto ladro mascalzone! Silenzio, impiccionoio! È chiaro che la prima cosa da fare è liberare il bambino. Mi occupo io di andare a slegare il piccolo Louis. Lei pensi a Moriarty. Faccia attenzione, Watson. Dicono che la ginnastica faccia bene. Arrivato. Accidenti. Ecco lì il bambino. Ma quanto mi piace l'oro fuso! Mi ricorda la fonduta alla Valdostana! Iniziate la colata! Schiavi della malora, datevi da fare! Un istante, professore! Inseguiteli, cretini patentati! Stanno scappando! Sì, professor. Lasciate perdere il pupo! Fermate Holmes! Qualcuno vuole una lezione di scherma? In guardia! Noi due facciamo lezione insieme. Loro non basta mai, io porto via tutto. Quel moccioso non sa chi sono io. Mancato, mancato, preso. Porca menta, ho seminato tutto il mio oro. Attenti, sto scappando. Non ti preoccupare, lo fermo io. Io ho le vertigini. Ti schiaccio. In guardia. Questa volta non mi prendi! A me l'oro piace, ma lo preferisco a temperatura ambiente. Non mi avrete! Forza! Aprite la porta! Attento, Louis! Lascia mio figlio! Lascialo! Ti ho detto di lasciarlo! Lascialo! Cannibale! Eccoli lassù! Non devono sfuggirci! Tutto sotto sterzo, imbecille! Ecco dove ha messo i lingotti quel megalomane! Non immaginavo che piacesse anche a Scotland Yard la mia statua! Vabbè, facciamo un po' di tiro alla fune! Scotland Yard si allunga, ma non cede!
Non potranno resistere a lungo, si sganceranno! No, i miei lingotti! No, sui galli, no! Adesso vi sistemo io, sgnocchete! Dimostra cosa sai fare col tuo collo, salva la Banca d'Inghilterra! La mia statua l'ho persa! Mi arriva sulla testa! Cosa farà quell'isterico del direttore della banca quando gli riporto questo scorfano volante invece dei lingotti? の斧蛇、3つの小武、2つの光る目、7つの絵文字は何を語るのか。ウィザード家の聖なる十字剣に秘められた謎を追って、ホームズとモリアーティ教授の行き詰まるデッドヒート、そして財宝のありかは。君の周りで何か事件が起こったら、ベーカーが今まで知らせてくれたまえ。